Oggi cambia la location, come vedete non sono in giardino, non sono da nessuna parte, sono qui in casa perché vi voglio parlare dei consumi della corrente. Un anno fa avevo fatto un video del genere dove vi facevo vedere come facevo a calcolare il prezzo della corrente a kilowatt e avevo previsto gli aumenti, tra l'altro, a parte che già c'era settore, non così tanto come ci sono stati, però io fino adesso non ho pagato nessun aumento perché avevo un contratto in essere che mi è scaduto il mese scorso, 40 giorni fa, e adesso mi è arrivata la prima bolletta con i prezzi nuovi. Minchia ragazzi, che botta! Adesso vi faccio vedere di nuovo come faccio a calcolare i prezzi della corrente, quanto pago, poi dopo voi guardate, fate la stessa cosa con le vostre bollette e vedete quanto pagate voi e poi da lì decidete se andare avanti o no, ma almeno con questo prezzo, sapendo quanto si spende per un kilowatt, voi potete capire quanto spendete magari per accendere una stufetta, un forno, un'ora di forno, 2 ore di frigorifero, la caldaia, eccetera, eccetera, eccetera. Sempre il telegiornale, manca solo il microfono. Questa è la mia bolletta, Mercato Libero, io ho un contatore da 8,8 kilowatt, perché dopo vi spiego perché. Come vedete da qua io ho consumato, questo è un mese di novembre rispetto al mese di 2021, quindi mese di novembre 2022, ho speso 758 euro e ho consumato 2042 kilowatt. Sì, ho un mese di corrente, ma no, non vi spaventate, è normale per me. Io per casa consumo davvero pochissimo, solo che qui siamo una famiglia di 4 persone e in casa facciamo casa e bottega, cioè io ho la mia attività, il mio studio in casa, quindi è tutto da casa a casa. Mia moglie anche lei c'ha la sua attività, quindi questa non è una bolletta, questa è come se fossero 3 bollette, solo che sono messe tutte insieme, eh. È un contratto prima casa, quindi del tutto normale. L'unica cosa è che il contatore è un po' più grosso, da 8 kW, perché queste attività comunque richiedono moltissima corrente, non ho impianto a gas, non ho legna, non pago bollette del carbone, del metano, di altre cose, io ho tutto elettrico in casa, tutto, anche i fornelli, tutto, 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 non ho altro, non uso stufe di legna, non ho neanche le canne fumarie, quindi è una bolletta normalissima, non ho neanche il canone Rai in bolletta perché a casa mia non abbiamo la televisione, non abbiamo nessun apparecchio che riceve il segnale, non abbiamo neanche l'antenna, a dirla tutta. Abbiamo la predisposizione dell'impianto, però non ho neanche l'antenna, neanche le prese, niente, a casa mia non l'abbiamo mai avuta, non so, magari la metterò prima o poi. Quindi è una bolletta nuda e cruda, ci sono le spese per l'energia e un quarto sono per i costi accessori, sono le solite spese, esclusa la RAI dunque. Quindi come si fa a calcolare quanto consumo di corrente? È molto facile, si fa 758 euro, che è l'importo della fattura totale, diviso i consumi, che erano 2042, uguale, fa 0,37 centesimi per kilowattora. Non ho detto che è giusto fare così, calcolare la media dei 37 centimi su tutto il totale della spesa della bolletta, perché se no la calcoliamo solo sulla parte energetica e non sulle tasse, sui balzelli, sulle accise, sulle spese di trasporto e tutte quelle cavole di minchiate che ci buttano dentro per farci spagare, non ha senso. Bisogna calcolarla su tutto. È per quello che io faccio il totale della spesa della fattura diviso i kilowatt. Almeno ho un quadro completo ed è anche molto più semplice come calcolo. Quindi adesso, con qualsiasi bolletta voi abbiate in mano, prendete, fate questa piccola semplice operazione e potete fare il confronto. E bisogna dire allora che innanzitutto io fino a un mese fa, un kilowattore facendo la stessa operazione, l'ho fatto qua, mi costava tra i 16 e i 18 centesimi, adesso 37, è il doppio, più del doppio. E adesso siamo in gennaio. Se facevo questa operazione in agosto con i prezzi che c'erano, sono stato fortunato che avevo in mano il vecchio contratto, con i prezzi che ci sono stati in agosto e in settembre avrei pagato il triplo, cioè, questa bolletta qui sarebbe stata di più di 1.000 euro, insomma, al mese, come fa una persona a vivere? Comunque già così, beh, insomma, meno male che abbiamo, insomma, più di un'attività tutti insieme, alla fine mettendo tutti insieme si tolgono molti costi fissi e risparmiamo. E, essendo i consumi così alti, però ho il vantaggio che spendo un po' di meno a kilowatt perché la bolletta è una, i costi fissi sono uno solo, molti costi si riducono. Ovviamente più le bollette sono piccole e più i costi fissi incidono, aumentando il prezzo al kilowattora. Comunque voi fate questa semplice operazione e vedete cosa
cosa consumate, cosa vi costa un kilowatt. Se vi costa più di questa cifra qui che spendo io, 37 centesimi, allora è meglio che vi guardate intorno, perché io già sono insomma, uno che consuma. Guardatevi in giro, fate la stessa cosa, chiedete preventivi alle varie aziende che ci sono, anche all'Enel, perché no, a, che ne so, Green Power, come cavolo si chiama, Engie, tutte quelle lì, insomma, dai, non è che devo stare qui a farvi tutta la lista. Chiedete a chi volete e fate i vostri preventivi. Io ho la Eon, devo dire la verità, mi sono sempre trovato bene. Fino adesso, anche in passato, quando avevo un problema, chiamavo, dicevo, ragazzi, ma il prezzo mi sembra che continuamente sta un po' aumentando. Ma loro adesso comunque sono vincolati, perché i prezzi non li decidono più tanto loro, hanno le mani legate, perché adesso il prezzo è dettato da questo nuovo parametro che vale per tutti, e quindi non è che possono fare neanche queste grandi offerte, però tra un'azienda e l'altra c'è qualche centesimo che bala. Il prezzo dell'energia adesso viene dalla corrente, dalle bollette, viene calcolato in base al PUN, prezzo unico nazionale, che è un prezzo in base al quale viene deciso il prezzo della corrente, né più né meno. E questo cambia da ogni mese, ogni tot giorni ci sono delle variazioni, come le quotazioni di borsa, no? Va su e giù, e a fine mese fanno la media. E ci perdi, infatti, se voi andate a vedere, cercate PUN su internet, trovate questi prezzi mese per mese e voi vedete che, per esempio, agosto e settembre dell'anno scorso c'era stata una salita, poi adesso piano piano sta scendendo il prezzo, per fortuna, e speriamo che vada avanti a scendere. Mi sono messo un attimo davanti al computer anche per verificare tutte queste cose che vi ho detto, perché voglio essere preciso. Perciò, dopo che avete guardato il video, se andate sotto in descrizione, sotto al titolo, vi metto il link dove potete andare a controllare il PUN che viene aggiornato periodicamente, così sapete già se il mese prossimo avrete la bolletta che va un po' più su o un po' più giù, guardando i numeri del mese precedente. È molto facile da vedere, molto semplice. E poi vi metto anche il link se vi interessa andare a vedere la Eon, perché io questa conosco. Io consiglio sempre la Eon e la Enel, che sono quelle che io mi trovo meglio. Ultimamente sono stato con la Eon da parecchi anni, perché mi trovo bene, perché ogni volta che tiro sul telefono mi rispondono e gli dico, oh, vai, sto pagando troppo qui là, e si trova sempre bene o male. Si può tirare sul prezzo, in parole povere, un po' la barbonata. Sul canale YouTube Rapanello, proprio qui, che è il mio canale di cucina, perché io sono un cuoco, non sono un elettricista, proprio in questi giorni ho pubblicato, grazie a questi calcoli, quanto costa, per esempio, cuocere il pane, quanto costa tenere acceso il forno un'ora, cuocere il pane, tenendo conto delle accensioni e spegnimenti del termostato che va e che viene. E questo è un buon modo per capire, per esempio, se vi conviene fare il pane a casa o no. Ecco anche perché è importante sapere il prezzo del kilowatt, come abbiamo fatto prima, i famosi 37 centesimi, perché se io ho un forno che consuma tot kilowatt in tot minuti, faccio una semplice moltiplicazione e so se mi conviene farmi il pane a casa o andare a comprarlo al panettiere. Comunque conviene farselo a casa, ancora, per adesso. Certo che con questi prezzi qua, ragazzi, c'è veramente da mettersi le mani nei capelli.